Armando dell'azienda vinicola Brandolin, abbinata al ristorante Arc di San Marc. Cosa avete portato oggi di buono? Abbiamo portato una malvasia ferma, una malvasia spumantizzata, un friulano e due rosse che sono un merlot e un cabernet franc. Da quanti anni esiste l'azienda vinicola? Dal 1920, quindi credo. Tanti anni quindi. E la vinificazione invece dello spumantizzato da quanti anni viene prodotta? La è una novità questa? Spumantizzazione della malvasia sì, è da circa un 4 anni, 3-4 anni. Come molti del Friuli Venezia Giulia che si sono lanciati diciamo sullo spumantizzato viste le richieste elevatissime. Possiamo dire anche che il friulano spumantizzato ha raggiunto un livello molto alto nelle richieste e anche nella qualità del prodotto. Abbastanza richiesta e per cui vuol dire che è buono. Continuiamo a farlo, indubbiamente. I vini sono tutti d'agricoltura biologica e si sono apprezzati. Quindi li puri, diciamo. Sì, non hanno chimica. Siamo con la trattoria e ristorante L'Arc di San Marc. Cosa avete preparato di buono per oggi? Abbiamo preparato della crema di patate viola con trota affumicata, zucchine e olio al basilico. Un'insalata di orzo con verdure e ceci. E poi della torta dal formaggi con germogli di porro e un brasato di seitan con patate arrugo. Mannaggia! Un'alternativa vegetariana, visto che ci sono tanti prodotti che propongono carne. Ecco. Bravi, complimenti. Quali altri prodotti preparate come specialità al ristorante? Un po' di tutto. La nostra caratteristica è di essere certificati bio. E nell'ambito di questo abbiamo sia carne, sia pesce e anche prodotti vegetariani o vegani o per intolleranze.